alla bombata. Allora, bomberesti a una siringata, il titolo già parla chiaro. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate. Io vi do la mia osservazione riguardante adesso le nuove coppie che nascono durante questa situazione di pandemia, che adesso ci sono quelli che si siringano, che si possono suddividere, ragazzi, i siringati in varie categorie che adesso vi andrò a esporre. E poi ci sono quelli che non si vogliono siringare e non si sono siringati. E allora che succede? Il popolo si è diviso in due: no siringati e siringati, però con tante categorie. I siringati, ragazzi, si suddividono in varie categorie. I no siringati no, perché, ragazzi, cioè il no siringato si potrebbero anche suddividere, però già se non si è siringato, perché c'è il no siringato, è difficile, però c'è chi non si siringa, ma è una percentuale bassissima, che però usa bavagli, cose, c'è, però vabbè, li perdoniamo, usano il bavaglio, però almeno non hanno accettato il marchio della super bestia. Però che si siringa, ragazzi, si suddivide in vari settori, che adesso vi andrò a svelare, e poi vi dirò anche cosa ne penso se bomberei una siringata, cioè una ragazza che si è fatta la siringa, tu la bomberesti? E adesso ve lo andrò a dire in questo video. Voi condividete dappertutto e ragazzi ci facciamo due risate insieme. Allora, i bombati, cioè i siringati, si dividono in siringato che si è siringato, sapete perché? Perché deve viaggiare. Sì, dice, io mi siringo perché devo viaggiare tanto, è più comodo. Poi c'è il siringato che si siringa perché gliel'hanno obbligato, se no non può andare a lavorare. E allora cioè, si è siringato perché gliel'hanno obbligato, giustamente. Che fa? Si può, deve farlo. E allora tu lo vedi triste, mi hanno violato, mi hanno siringato perché l'hanno siringato, l'hanno obbligato, però è un siringato. Poi c'è il siringato che l'ha fatto perché naturalmente crede a Barbara D'Urso, cioè, siccome è un fan accanito della Barbara D'Urso, Barbara D'Urso in televisione ha detto, ragazzi, dovete vedere, e lui si va perché lo dice Barbara D'Urso. Poi c'è quello che lo fa perché siccome il suo idolo Fedez si è siringato e si siringa. Poi c'è quell'altro che invece studia, legge i libri, il libro dice che la siringa fa bene e allora si siringa. Ci sono svariate tipologie di persone che si siringano per un perché. Poi c'è il siringato invece che si siringa perché dice, ma siccome lo fanno in tanti, ma allora vuol dire che è buono e lo devo fare pure io, perché è la moda. Poi c'è il siringato che dice, ma io mi siringo perché siccome, ma che me ne frega, tipo, perché voglio fare una nuova esperienza. Sì, c'è gente che dice, ma io faccio una nuova esperienza, almeno vediamo cosa significa siringarsi. E insomma, ci sono tipologie, scrivete voi pure qui in descrizione le varie categorie nuove, che magari potete anche voi stessi scriverle nelle varie qui in descrizione. Poi, non qui nella diretta, poi guardate il video dopo e scrivetele nei commenti dopo, ragazzi. Anche qui in diretta. Però dopo riguardate il video quando lo terminerò. E vabbè, ragazzi, voi scrivete qui anche nella chat, però vi dirò che cosa ne penso. Se bombere, perché poco fa Isidoro mi ha detto, Luigi, tu alle ragazze che ho conosciuto poco fa in spiaggia, gli hai detto che io non sono un medico e non posso dire niente, però c'è qualcosa nella pandemia. Ragazzi, Isidoro ha detto, no, tu dovevi lottare, Isidoro, ma allora non hai capito un cazzo, cioè non hai capito un cazzo. Non dobbiamo farci abbassare le energie, le vibrazioni. Quando incontriamo sta gente qui, che porta bavagli, che già vediamo che è un siringato, non parlare, non perdere tempo, a che cazzo vuoi svegliare? Non per questo io gli ho detto alle ragazze, io non sono, cambia, lasciale, mandale, non parlare più di questi argomenti, perché? Perché a che vuoi svegliare? Cioè già se quello si è siringato, a che vuoi svegliare? Che cazzo te ne frega di andare a discutere, andare
Perché poi loro avranno vorranno sempre la ragione, vorranno sempre la ragione e ti vanno a togliere energia a te. Tu fregatene, per questo io ti dico, tu dici ma queste persone non è che devi discriminare, adesso non farai più amicizie. Per questo ti dico, perché possibilmente questa persona qui conosce agente non siringata e fai conoscenza, ma non è che, ragazzi, loro sono razzisti nei tuoi confronti, tu invece non devi essere razzista nei suoi confronti. È ovvio che voi mi dite, ma tu te la bomberesti una siringata? Ma c'è, ovvio che me la bomberei, ragazzi, ovvio che me la bomberei, è ovvio che me la bomberei, perché ragazzi dobbiamo anzi bombarle le siringate per fargli vedere che noi, non siringa, cioè ragazzi, siamo il re della bombata, della scoppata. Ragazzi, ieri mi sono scoppato una, cioè non siringata, non siringata. Ragazzi, che cosa è successo? Che, cioè, parlando, mi ha detto... Cioè, è un'amica, no, siringata, che l'ho conosciuta due o tre settimane fa, ci stiamo, ma non è che ci stiamo, ragazzi, sì. Fuori amica, scopa amica, cioè a me non me ne ha fatto un cazzo di avere relazioni, e mentre scopa, questa mi fa un'osservazione, giustamente è una donna, mi fa un'osservazione king, che io vi andrò qui a svelare, mi fa, che ma sai che ultimamente in questa pandemia, questa qui ha avuto rapporti con ragazzi siringati, che c'erano amici suoi che magari scoppava con qualcuno siringato, che prima non si era siringato scoppava bene. Adesso che si è siringato, ragazzi, non ci funziona l'attrezzo. Non ci funziona l'attrezzo, perché tutta sta siringa gli va a scombussolare pure il sistema. Veramente, questo mi ha detto, porco cane, ho visto in questo anno che chi si è siringato non c'è, cioè, non scoppa bene, non scoppa bene. Sì. Ragazzi, ora ci sarà qualcuno che dice io mi sono siringato e scopo, ma però c'è la maggior parte dei siringati che a poco ora sta avendo anche problemi nell'attrezzo. Questo è un, cioè, giustamente dovrei fare una statistica, parlare con, cioè, voi se siete ragazze e avete fatto delle prove con dei siringati, ma i siringati, ragazzi, sono persone che se già si siringano, che sta facendo questo? Vabbè, dai, allora, tu bomberesti una siringata? Claro che me la bomberei. È ovvio che se mi comincia a parlare di siringa cos'è, non me la bombo. Non è che è sicuro che me la voglio bombare, però se è una siringata che si è siringata così solo per andare in discoteca così, ma cioè, ragazzi, tu gli fai notare, cioè, te la bombi così, però è ovvio che non vai a fare una storia tipo con una bomba, cioè una siringata. Però una bombata si può fare per fargli vedere, ragazzi, la pressione king. È ovvio, ovvio, ragazzi. A me è capitato, ma tornando indietro non lo farei. Cioè, non è che ti vanno a mischiare qualcosa, ragazzi. Poi usi il preservativo. Cioè, devi usare il preservativo, ragazzi. Anche perché lì si deve usare il preservativo, perché se no la puoi mettere incinta. E poi puoi beccare anche qualche infezione. Che l'AIDS stessa, secondo me, si può prendere un'infezione, ma secondo me... Cioè, ragazzi... E la storia dell'AIDS la sono inventata col discorso che di scoppare poi. Questa è anche un'altra cosa che secondo me dovremmo anche ritrattare. Però è meglio usare il preservativo, ragazzi, perché le infezioni esistono veramente. Specialmente quando si scoppa, ci sono liquidi, cose. Ragazzi, il preservativo si deve usare, si deve usare. In primis per le infezioni, malattie, e poi per il discorso che la puoi buttare incinta, ragazzi. Cioè, dovete usare. Allora, però ti dico una cosa, la bomba, la siringata te la bombi un paio di volte, ragazzi, però il discorso qual è? Che poi a poco parlando, facendo, dicendo, è ovvio che non te la vai a bombare più, è ovvio, perché poi puoi fare una bombata così, ma è ovvio che se ti fai una bella bombata con... una non siringata è un piacere, ragazzi, cioè, un piacere perché vai al 300%, cioè, ti vengono come se ti vengono i superpoteri, ti fai una bombata, te la bombi, però poi è ovvio che secondo me, ho avuto l'esperienza, poi
Sì, se è la bombata, poi soprattutto, allora, fai un discorso. Dici, sì, mi sono bombata perché mi sono siringata perché per viaggiare. E già cioè, dici, ma come? E addirittura c'è gente che si è siringata per viaggiare e ti dice, sì, mi sono siringata per viaggiare, però non ce ne è fatto un cazzo di mascherine, non ce ne è fatto un cazzo di distanziamenti. Non crede neppure alla pandemia, però si è siringata. Cioè, ma io dico, non crede, ragazzi, dice sì, è vero, c'è qualcosa sotto, il nuovo ordine mondiale sta facendo qualcosa, ti crede, ti ascolta, e però dice, ma come? Tu la pensi come me, e però ti sei siringata, però l'ho dovuto fare, tipo, e te lo dice in maniera così tranquilla. Ragazzi, veramente allucinante, io rimango sotto shock. Tutte le persone che sono siringate si classificano, ragazzi. In vari settori li puoi inserire, sono tantissimi, tantissimi. Visidoro, King, nessuno del VAC secondo te non passano tra i... Ah, ragazzi! Ma ragazzi, può essere, dobbiamo vedere. Cioè, è meglio forse. Ha ragione, dobbiamo discuterla sta cosa, dobbiamo discuterla. Ma non credo, non credo. Non credo che le sostanze della siringa possano passare attraverso il liquido. Beh, è ovvio che tu ti metti il preservativo. È ovvio che ti metti il preservativo. La siringa, voi lo sapete perché, ehi là, voi lo sapete che cioè, è un qualcosa che gli sta nel corpo a loro. Però può essere, perché ieri ragazzi parlavano qui che stanno richiedendo il sangue all'ospedale dei non siringati. Mi sto informando, informatevi pure voi per vedere se è vera la notizia. Cioè, dobbiamo vedere che all'ospedale dicono, l'ha detto una persona, ma ragazzi non è che mi fido, però dobbiamo indagare per vedere se è vero che stanno richiedendo all'ospedale il sangue dei non siringati. Possibilmente il sangue dei non siringati è migliore dei siringati? E allora cercano solo sangue non siringato? Ragazzi, non lo so, però dobbiamo cercare di vedere questa situazione. King, io parlo dell'orale. È l'orale. Ma non credo che si può. Cioè, ragazzi, ma che c'entra? E allora c'è bisogno che siringano per mettere delle cose. Siringano perché così mettono nel sangue delle cose che rimangono nel sangue. Non è che ti possono trasmettere a te o per via orale o per via liquido di saliva o di. Cioè, questo qua no. Magari se lo inventeranno loro, ragazzi, più avanti si inventeranno tipo al contrario. Al contrario, si inventeranno, diranno. Che vabbè, ma si potranno inventare qualcosa loro, sapete come fanno sti. Fanno un articolo, dicono: scoperto che. Allora, io ho pensato così, bravissimo, come fa un siringato a contagiare? Ma raga, ma lasciate stare, ma. No, non credo, non credo. Se no, che senso ha siringare? Cioè, non ha senso. Siringano perché. Naturalmente nel sangue entrano delle cose, non possono darle per via pastiglia perché, cioè allora semplice, farebbero il vaccino in via pastiglia, perché via pastiglia non lo possono fare? Perché arriva nel fegato, si deve, cioè si blocca, non entra dentro il sangue. Ma raga, poi giustamente non è che so io, siringano perché c'è un motivo. Allora, tu bomberesti una siringata? Che cazzo me ne frega a me della siringa? Che cazzo me ne frega, porco cane? Ancora mi dice la siringa. Allora. È vero. È ovvio che ultimamente sto bombando solo non siringate, ma se capita qualcuna siringata che magari se la conosca, mi piace, giustamente non so, non è che tu puoi dire siringata, ma non credo che mi metterei con siringati perché te lo giuro, ormai più passa il tempo è quasi impossibile secondo me. Ma neanche se fosse secondo me tipo pentita della siringa, secondo me me la cioè, ma sì, me la bomberei, però sai, tipo fare una storia, no, una storia. Come 10.000 euro?
Questa storia non la sapevo e per questo voglio investigare. Ieri me l'ha detto una ragazza non siringata, che forse più tardi uscirò nell'altro pub. Ragazzi, vi saluto, c'è la connessione di merda. Un saluto. Comunque, scrivete nei commenti se ti bomberesti una siringata, che cosa faresti se non della bombi al 100%. Perché ragazzi, poi addirittura adesso qualcuno magari si è bombato, si è siringato e ti dice che non si è siringato, più avanti può succedere. E come facciamo poi a trovare, a scoprire questi siringati falsi? Che poi magari saremo noi a discriminare loro e... Chi lo può sapere? Chi lo può sapere? Che può essere che fra qualche anno diranno che chi si è siringato alla fine ha preso dei... Cioè, ha avuto dei problemi. Chi lo può sapere? Non si sa. E poi che cosa accadrà? Che cosa accadrà? Che noi come faremo a scoprire mentre che cammini c'è lo zombie di turno che si è trasformato? Cioè, è strana sta cosa. La censura arriva come sempre. Ah, vuoi dire sì? Ragazzi, sì, giustamente, bravo. Se loro diranno che vorranno il sangue dei siringati, dei noi siringati, è ovvio che il valore del sangue aumenta. È ovvio che noi diventiamo ricchi. Noi diventiamo ricchi, perché ragazzi, io mai ho donato sangue, ma se adesso mi diranno che per aiutare questi qui, hai ragione, 10.000 euro a 100 mg, ragazzi, diventiamo ricchi noi, e loro, è bella sta idea, non è male. Tutto è possibile. Perché vi dico che tutto è possibile? Perché quella storia che vi raccontavo dei gli ultimi che arriveranno primi, perché loro vanno di fretta, pam 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 pam, e poi sbagliano strategia. Vi racconto questo esempio, che è un esempio di psicologia, di PNL. Nella fermata dell'autobus io ero ventesimo, vabbè, non mi ricordo, ero ventesimo mi sembra, al ventesimo posto, davanti a me c'erano 20 persone nella fila. Arriva l'autobus, il numero 30, l'autobus che fa? Si doveva fermare nella fermata del 30 e l'autobus, c'era il numero 30 scritto, ha proseguito avanti e si è fermato in un altro parcheggio più avanti. Che cosa è successo? In automatico noi eravamo nella fermata del 30, i primi che erano nella fila primi si mettono a correre e vanno nella, seguono l'autobus e vanno nell'altra fermata. Che cosa accade? Che gli altri a seguire come delle pecore seguono quei tre, tutta la fila. Quando arriva nel mio posto io ho detto: ma dove stanno andando questi qui? Io ho riflettuto, essendo King, ho detto: no, ma se la fermata del 30 è qui, perché io me ne devo andare, devo seguire questi tre? Vuol dire che questi tre in frazione di secondo ho detto, dovevo decidere. Gli altri hanno seguito le pecore in maniera rapida, senza riflettere. Io ho riflettuto, ho detto no, mi sono messo primo nella fermata dove quei coglioni se ne sono andati. Ho avanzato e mi sono messo il primo nella fila. Che cosa è successo? Quando sono arrivati nell'autobus là, quello gli ha detto: no, è là l'autobus, questo è un altro. Sono ritornate quelle teste di cazzo, coglioni, figli di puttana, figli di indrocchi, ignoranti, handicappati, bastardi. Si sono messi dietro nella fila e io ero il primo. Poi gli altri che erano dietro di me, qualcuno mi ha seguito me, qualcuno ha seguito quelle capre. Quelle che hanno seguito il King, poi sono diventate secondo, terzo. Poi mi sono girato e ho detto e quelle là che erano dietro di me ha detto: è vero, hai ragione, tipo se sono... perché hanno seguito la massa, i primi che sono sbagliati, i primi tre magari erano turisti che sono sbagliati, e poi tutto il resto ha seguito senza riflettere. Io non ho seguito e sono arrivato primo. Ragazzi, non è bell'esempio? Avevo visto un documentario io su queste, a me mi è successo reale due o tre mesi fa. Ma c'è un documentario che parla proprio della manipolazione mentale. L'avevo mandato pure in onda qui su Telesmundo, sul vecchio Telesmundo, e poi me l'hanno censurato e hanno cancellato tutti i video. E non lo trovo più. Era un documentario spettacolare, che era sulla manipolazione mentale delle persone. Non lo trovo più. Sti bastardi avranno cancellato tutti i video che magari possono riuscire a svegliare le persone. Questa cosa mi è successa a me e questo è l'esempio che potrà succedere su questa situazione qui, ciò che penso io a volte. Dico, possibilmente fra qualche inizieranno a fare: è successo che abbiamo scoperto che i nostri ringati avevano ragione. Chi lo può sapere? Chi lo può sapere? Ragazzi, me ne vado. Vado a salutare un amico che è qui.
saluto, arrivederci. Comunque, tranquillo, io ti dico che